Ciao a tutti e ben ritrovati a un'altra puntata del Puzzillo del Sud. Questa volta un video diverso, faremo una classifica dei 10 migliori giochi di civilizzazione. Una premessa prima di iniziare. La classifica ovviamente è fatta secondo i miei gusti, quindi mi rendo conto che non rispecchierà i gusti di molte altre persone. Ho deciso di prendere in considerazione il tema unendolo alle meccaniche. Io parlerò di questi giochi, però lo farò in modo molto ridotto perché voglio un video veloce e non voglio far perdere troppo tempo, quindi giusto un accenno sull'ambientazione, le regole e i miei pareri perché questo gioco è in classifica. Detto questo, iniziamo con la classifica. Al numero 10 abbiamo Hyperborea. Il tema è quello di un mondo devastato dalla magia in cui bisogna esplorare questo mondo fantasy e far progredire, sviluppare e far espandere la propria civiltà. La cosa che rende molto interessante questo gioco è la meccanica del backbuilding. Come nel deck building in cui si andavano a prendere delle carte, qui invece si prendono dei gettoni che hanno diverso colore, simbolo, valenza, li si inserisce in un sacchetto. E poi da lì possiamo dar vita a delle strategie personalizzate. La meccanica in questo gioco è implementata davvero molto bene. L'ho inserito in classifica perché dei giochi di civilizzazione è l'unico che riesce a distinguersi con questo sistema. Tra l'altro il gioco ha dei buoni componenti, carine le miniature. L'unico problema è, oltre la scalabilità, per quanto il gioco sia comunque accettabile in due, io ve lo consiglio da 4 a salire. Il problema è anche l'espansione che aggiunge molti elementi interessanti, ma purtroppo è introvabile. Se no, comunque come gioco è un gran bel gioco. C'è la possibilità di prendere le fazioni, si può giocare sia che sono simmetriche che asimmetriche, cioè con poteri differenti, e da lì poter impostare con il backbuilding varie strategie. Insomma, si possono creare veramente molte combinazioni. Al numero 9 abbiamo Antiche 2. Antiche 2 è ambientato, ci sono due possibili ambientazioni, c'è cioè Mare Nostrum e Oriente, sono varie civiltà del passato, potremmo gestire i greci, egiziani, persiani, Roma, i galli, insomma, varie civiltà che si scontrano per ottenere il maggior prestigio. Si vince ottenendo dei personaggi storici che in realtà possiamo vederli come dei punti vittoria. La cosa interessante di questo sistema è che c'è la rondella di McGirth. Per chi non lo conoscesse, McGirth è un autore molto stimato, fra l'altro il mio preferito, che ha inventato il sistema della rondella e ha fatto tanti altri giochi belli tipo Imperial o Navegador. Cioè, sarebbero tanti altri, ma non mi voglio dilungare troppo. Il gioco è che è veramente semplice. Io a un neofita che esce da Risiko lo proporrei volando, perché il passaggio successivo da quel gioco sarebbe proprio questo. A differenza di tanti altri giochi dove bisogna scontrarsi in una mappa, qui non è presente l'elemento fortuna, è completamente deterministico, quindi è impossibile dire ok, ho perso la partita perché i tiri di dado non sono stati buoni, ho perso la partita perché non ho pescato la carta giusta. No. Se in questo gioco vincete è solo per la vostra bravura, se perdete è perché gli altri hanno fatto delle mosse migliori o più efficienti. La vittoria è interessante perché non ci si può focalizzare su un unico elemento, bisogna distruggere i templi degli altri giocatori, bisogna conquistare zone di mare, essere il primo a sviluppare le tecnologie, espandersi il più possibile, costruire nuove città. Non si ci può basare su un solo elemento, ma bisogna tenere gli occhi aperti su tutto quello che succede alla mappa. Altro problema, come è accaduto per Hyperborea, ma in realtà per quello che mi riguarda la buona parte dei giochi di civilizzazione, è che non rende per niente in due. Altro gioco che con più giocatori lo si gioca, meglio è. Se volete la, diciamo, variante per due giocatori è fatta divinamente, andate su Antiche Duellum, che è appunto antiche, però solo per due giocatori. All'ottavo posto abbiamo Heroes of Land, Hire and Seek. Cosa dire? Questo gioco prende ispirazione dal videogioco Heroes of Might and Magic. Per chi non lo sapesse, ha un'ambientazione fantasy piuttosto generica, dove elfi, umani, nani, orchi, non morti se le danno di santa ragione per il dominio di tutte le terre. La cosa molto carina di questo gioco, oltre alla componentistica, di cui parlerò a breve, e le possibili combinazioni. Allora, si parte tutti nello stesso modo, ovviamente tranne la posizione sulla mappa, che gli edifici e gli eroi che noi controlliamo con la nostra fazione hanno poteri differenti rispetto alle altre, quindi il gioco, man mano che si va avanti, ci permette di sbloccare delle possibili combo, delle combinazioni davvero devastanti. Ad esempio, in una partita ero il terrore dei mari, in un'altra invece costruivo
continuamente, ovunque avevo dei bonus nella costruzione. Il gioco ha quattro tipologie di vittoria. Possiamo vincere per l'eliminazione di un altro giocatore, cioè distruggere la sua capitale, oppure schierando tutti i lavoratori e i combattenti sul campo, oppure esplorando tutta la mappa o costruendo tutte le torri, che sono le strutture più difficili da costruire nel gioco. Ha delle meccaniche semplici, ma un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo è il fatto che i turni siano molto veloci. Non ci sono tempi morti. Noi l'abbiamo giocato fino in 6 giocatori, in realtà la partita scorreva senza problemi. La durata è un altro elemento a suo favore, perché in 6 mi ricordo che ci abbiamo messo 3 ore al massimo, ma eravamo in 6, di cui molti non ci avevano mai giocato. Ultimo elemento molto importante è la componentistica. Vedere questi edifici 3D, oppure vedere le proprie truppe che si muovono su una nave volante fatta in 3D con il cartoncino molto carino, molto dettagliato, ha il suo effetto. Insomma, altro gioco consigliato. Al numero 7 abbiamo Empires Age of Discovery. Per chi non lo sapesse, è praticamente la riedizione di Age of Empires 3, a sua volta ispirato dal videogioco Age of Empires. Per quanto riguarda il tema, siamo alla esplorazione e poi alla civilizzazione del nuovo mondo. E praticamente lo scopo del gioco è quello appunto di esplorare questi territori, prendersi la gloria e nel frattempo renderli propri con un sistema di maggioranze. La cosa interessante del gioco è il sistema di programmazione. Noi prima di poter fare le azioni le dobbiamo tutte programmare nel corso del round, e lo facciamo in una prima fase. Il problema è che anche gli altri giocatori vorranno le azioni che vogliamo programmare noi, quindi sarà un continuo massacrarsi per poter prendere i punti preferiti. Altro gioco che consiglio minimo in 4, in 2 o 3 non ha minimamente senso, mi sembra fra l'altro che in 2 non è nemmeno possibile giocarlo. Quindi le meccaniche principali sono piazzamento lavoratore, programmazione delle azioni e infine maggioranza sui territori. Il problema, se vogliamo dirla tutta, cioè almeno gli unici problemi che vedo io, sono nell'edizione, che poteva essere curata meglio. Ci sono alcune tessere che non hanno i simboli di riferimento e la mappa, fra l'altro, ha un design, una grafica piuttosto infelice. Infatti molti preferiscono giocare alla precedente versione, che è Age of Empires 3. In sesta posizione abbiamo The Golden Age. Qui il tema di civilizzazione rispetto ai giochi che vi ho indicato prima si sente di più, perché dobbiamo gestire la nostra civiltà dall'epoca antica fino ai tempi moderni. Perché questo gioco si trova in classifica? Molti lo definirebbero in parte astratto, però nel suo essere così ridotto, così semplice, così ben strutturato nella sua pochezza, perché alla fine il gioco ha veramente pochi materiali, poche regole, però ha una profondità strategica notevole. Riesce a fare quello che molti giochi ci propongono in più tempo, tipo in 3 ore, in 4 ore. Questo gioco in 1 ora e mezza riesce a dare tanto. Al quinto posto abbiamo Eclipse. Eclipse è sostanzialmente la versione gestionale e più di stampo ibrido, ma siamo più che ibrido, siamo praticamente, è quasi un euro, un gioco German, di Twilight Imperium. In un futuro molto lontano bisogna gestire con colonizzazione di pianeti, combattimenti tra astronavi, commerci, una civiltà umana o aliena. In altri giochi l'aspetto gestionale viene notevolmente ridotto, gestito in maniera molto semplice. Qui invece l'aspetto gestionale è tutto. Bisognerà continuamente controllare i propri fondi, i propri materiali e il proprio tasso di ricerca, perché con quelle potremo sbloccare tecnologie, potremo costruire più truppe. Insomma, l'aspetto gestionale nel gioco è molto importante, da non sottovalutare anche la parte dei combattimenti. Veramente ben gestito il sistema di costruzione delle navi, in cui possiamo mescolare le varie tecnologie e proporre sempre navi differenti, che abbiano delle impostazioni differenti, tipo una nave veloce che spara tutti i suoi colpi per prima sperando di eliminare gli avversari, ma non puntare nulla nella difesa, oppure delle navi velocissime o che abbiano degli scudi molto alti in modo da reggere meglio i colpi. Il combattimento ha la sua parte della fortuna, nel gioco c'è,
perché se i tiri vanno male, purtroppo il combattimento andrà male, però si può arginare notevolmente, non è così pesante come in altri giochi. Purtroppo ci sono dei contro. In primis, il solo gioco base ha un enorme problema che sono i missili, riconosciuto da tutti, che è un elemento troppo potente. Il mio suggerimento è quello di eliminare questi missili, cioè far sì che questa tecnologia non entri mai in gioco e avete risolto buona parte dei vostri problemi. Altro problema, come al solito, è la scalabilità. Ve lo consiglio in 4. Se ci sono troppi giocatori e il gioco dura 4 ore, a questo punto puntate ad altri giochi di civilizzazione. Al quarto posto troviamo Twilight Imperium, quarta edizione. Anche questo gioco, come in Eclipse, è ambientato in un futuro molto lontano. Queste razze se le danno per il controllo del pianeta centrale e per quindi poi governare la galassia. In realtà il concetto è che il primo che arriva a 10 punti vittoria vince. Ha uno stampo davvero epico, davvero massivo. Si vedranno effettivamente decine di flotte andare a fare dei combattimenti spettacolari nello spazio. Ha comunque uno stampo American rispetto alla maggior parte dei giochi che ho citato, di cui qualcuno era un ibrido. Sicuramente della classifica che ho fatto, questo è uno dei migliori. Il gioco ha dei problemi, nel senso che il suo essere epico, il suo essere così massivo, purtroppo allunga i tempi, specialmente nelle prime partite. Io ve lo consiglio in 4-5 giocatori e preparatevi, perché nelle prime partite farete tranquillamente le 6 ore di gioco, 6-7 ore di gioco. Poi, se si va molto spediti e si conosce meglio il gioco, si può ridurre a 3-4 ore, diciamo 4 ore. La grafica del gioco è spettacolare, il design pure, i componenti, fra l'altro nella quarta edizione l'inserto, novità della Fantasy Flight, almeno è stato fatto in pochi giochi, è fatto divinamente. Anche strategicamente dice il suo, perché con le tecnologie e i poteri delle razze e le continue scelte che ci pone il gioco, con la selezione iniziale delle tessere per decidere poi l'azione potenziata che avremo, si possono impostare delle strategie molto interessanti. Twilight Imperium per me è uno di quei giochi che non dovrebbe mai mancare in nessuna collezione che si rispetti. Al numero 3 abbiamo Seven Wonders Duel. E qui io lo so già che molti non apprezzeranno il fatto che Seven Wonders Duel è nel podio e non altri giochi che ho citato precedentemente o altri giochi che non ho proprio citato. Seven Wonders Duel è per me un capolavoro, perché riesce a proporre in pochissimo tempo un gioco di civilizzazione. Certo, l'elemento è piuttosto astratto, però per i giochi a due io non trovo altri giochi che riescono a fare così bene questo. Anche qui il gioco, abbiamo una civiltà che verrà fatta progredire man mano nelle ere, anche se qui sono semplicemente dei round. Dei giochi che ho citato in questa classifica, sicuramente il più astratto. Comunque alla fine bisogna giocare delle carte e da lì applicare degli effetti. Molto bello il sistema delle carte che si sbloccano a piramide, insomma con le varie figure che dovremmo costruire man mano di round in round. L'espansione è molto bella, però secondo me va a rovinare quella che è l'eleganza, o almeno quelli che sono gli elementi fatti bene, perfetti, già di un gioco che funziona egregiamente nel gioco base. L'espansione migliora alcuni aspetti, ma secondo me li esagera, li rende troppo esagerati. Mi è piaciuta, sicuramente la consiglio, però il base da solo è uno di quei giochi che l'ho giocato talmente tante volte che non avrei problemi a riproporlo continuamente. Semplice nelle regole, ha veramente ben poche eccezioni, è una continua sfida in due giocatori. Non so voi, ma per me merita di stare nel podio. Al secondo posto, piccola sorpresa, perché so già che tutti se lo aspettavano al primo, ma c'è Through the Age, la nuova edizione. E vi spiegherò successivamente perché questo gioco è stato messo in seconda posizione e non in prima. È veramente un giocone, cioè è uno dei migliori giochi di civilizzazione mai creati. Si sente il tema, perché partiamo dall'antichità fino ai tempi moderni e dobbiamo gestire il nostro impero tramite un attentissimo bilancio tra popolazione, felicità, cibo, materiali, leader, strutture, tecnologie, cultura. C'è veramente di tutto, ma la cosa che lo rende interessante è il suo essere molto profondo e variabile. Non è un gioco che consiglierei a neofiti, perché alle prime partite sicuramente sballano, nel senso che non so se reggerebbero un'intera partita a questo gioco. Lo consiglio per giocatori già
un po' più navigati. Ci sono veramente molte regole, molte sottoregole e molte eccezioni. È un gioco di Vlada Kvatil, insomma, spero di pronunciarlo bene, non so nemmeno come si pronunci. Però quest'autore ha fatto per la maggior parte solo gioconi. Questo per molti, e anche per me, è il suo gioco più riuscito. Effettivamente è interessante vedere come nel tempo la propria civiltà si vada ad espandere, però in un modo strategicamente sensato. Una mossa sbagliata la si sente, e non la si sente in poco tempo, la si sente anche nei round a venire. Cosa interessante è che la maggior parte delle cose che noi facciamo nel gioco non ha un effetto immediato, ma la programmiamo per eventi o scopi futuri. Il gioco è cattivo, uno dei pochi giochi in cui vi mostra l'opzione arrendersi, cioè se voi vedete che avete perso la partita, non la potete recuperare più, vi potete comunque arrendere. In 2 lo trovo molto bello, in 3 perfetto perché vengono aggiunti i patti, in 4 secondo me non è un gioco da consigliare perché i tempi morti e la durata sono eccessivi, e qui entriamo nei difetti del gioco, quei pochissimi difetti. Sicuramente nei difetti, come ho già detto, non è un gioco per neofiti, non ha un regolamento semplice, anzi è piuttosto difficile da digerire alle prime partite, e poi la durata. Alle prime partite, in 3 giocatori, io direi che 5 ore non ve le caccia nessuno, poi andando avanti in 3 ore, in 3, un'ora a giocatore ci sta tutta. Questo può essere sia un pregio che un difetto, ma l'esperienza nel gioco è tanto. Sapere i leader che escono, nelle aree che escono e cosa fanno, come anche le meraviglie, le strutture, qualunque elemento del gioco, dà un importante vantaggio e permette di cominciare a strutturare, di programmare una strategia fin dalle prime fasi del gioco, dall'era A, chiamata anche era introduttiva. Però attenzione, non è completamente un gioco deterministico o di programmazione, perché le carte escono comunque con un ordine sempre variabile, capace che un leader che ci serve lo troviamo alla fine di un mazzetto come esce all'inizio, quindi bisogna pure sapersi adattare, per quanta esperienza ci sia, per quanto controllo ci sia, ma comunque il gioco è anche adattamento, sapersi adattare a secondo i momenti in cui esce quello che ci serve, oppure, se non esce, trovare vie alternative. Al primo posto, rullo di tamburi, c'è Clash of Cultures con l'espansione. Allora, perché è stato inserito Clash of Cultures al primo posto rispetto a True the Age? Perché Clash of Cultures riesce a fare, per me, quello che True the Age non riesce a fare nella somma delle sue parti, ovvero le meccaniche sono davvero ben contestualizzate, le meccaniche sono veramente ben fuse con le tematiche. Clash of Cultures riesce a inserire quegli elementi che purtroppo non riesce a True the Age, ovvero una maggiore accessibilità, una minor durata, è un po' più tematico. Di cosa tratta Clash of Cultures? Abbiamo una civiltà, però non bisogna farla progredire dall'epoca antica a quella moderna, a quella attuale. Qui semplicemente sono civiltà antiche e bisogna strutturarle in modo differente, bisogna personalizzarle. Ad esempio, una civiltà la possiamo rendere più religiosa, un'altra più guerrafondaia, una più produttiva, una dedita più al commercio. In realtà si struttura come un sandbox ed è una delle cose che mi è piaciuta veramente tanto, cioè si possono fare talmente tanti abbinamenti che il gioco ha una longevità mostruosa. Poi con l'espansione, in cui aggiungono leader, civiltà e le strutture, le unità aggiuntive, non ne parliamo perché il gioco base va già bene così, ma l'espansione proprio lo perfeziona. I problemi, se possiamo trovarli su Clash of Cultures, per chi li reputa problemi, sono che il gioco comunque non è completamente controllabile, ha l'elemento fortuna, anche se come per Eclipse qui è arginabile, è possibile ridurlo, però se un tiro va male, punto. Il gioco non esiste in lingua italiana, però ci sono tutti i file per poter tradurre il gioco, quindi lo potete avere tranquillamente tradotto, ci sono tutte le carte, le tabelle dei giocatori, è tutto presente, sia del base che dell'espansione. Questi sono i 10 titoli che per me meritavano di stare in classifica. Vi assicuro che è stato terrificante fare una cosa del genere, perché ne ho dovuto escludere molti. Detto questo, ditemi cosa ne pensate in merito alla classifica che ho fatto io, oppure proponetemi le vostre classifiche dei 10 migliori giochi da tavolo a tema civilizzazione. Parlate, insomma, se volete commentare fatelo qua sotto, se volete vedere i miei precedenti video cliccate qui, se invece volete iscrivervi al canale cliccate qui. Detto questo, grazie e alla prossima.